L'approccio CLILLA ha là una finalità ben precisa, che è di insegnare le materie curricular, quindi che le materie dal programma, usando un'altra lingua, che può essere una lingua straniera come l'inglese o una lingua minoritaria. Questa è importante, Clarin, perché in tal laboratorio CLILLA si ha di garantire essenzialmente che l'apprendimento delle lingue, quindi il sviluppo linguistico dal fruiting, il caso qui, alvade di pari passo con l'apprendimento di ciò che sono le materie di studi. E con una rivisitazione importantissima di ciò che è il stile di insegnamento dal docente e con una focalizzazione che chiacchierà in maniera particolare e con un'attenzione su quel che sono i processi di apprendimento dal frutto in quel contesto CLIL. È importantissimo fare questa precisazione perché non si chiacchiera il nome di uso delle lingue, ma di attivazione di due che sono i processi cognitivi, interculturali e metacognitivi, soprattutto, che riguardano le formazioni dei nostri studenti.